Choraga, Teach diventerà temporaneamente re dei pirati mentre Luffy sarà sulla luna. A differenza di tutti gli altri personaggi che nel bene e nel male sono stati parte del percorso di Luffy e sono delle tappe semplicemente del suo percorso, invece per me Teach è praticamente il suo universo parallelo, è un antagonista ma anche protagonista del suo percorso per diventare re dei pirati. Ovviamente, nonostante siano due linee parallele, un giorno all'altro dovranno incontrarsi. Allora ho proprio creato questo schema dove ho preso le due vite e i due percorsi di Teach e Luffy in modo completamente parallelo per poi appunto farli incontrare. Ma ho utilizzato, soprattutto per Luffy, degli elementi quali Vegapunk, Egghead e Rivoluzionari e tutti i segreti che ci verranno svelati in questa saga. Per entrambi i percorsi mi sono anche ispirato ai famosi e misteriosi spoiler del 2009. E uno di questi spoiler dice che Teach diventerà temporaneamente re dei pirati, dichiarando guerra alla Marina e vincendola. E questo accadrà perché a una certa i Mugiwara spariranno dalla circolazione. Partiamo con il percorso di Teach, che potrebbe essere anche quello più semplice. Qual è l'elemento principale che ti permette di arrivare all'Laugh Tale e quindi diventare re dei pirati? I Poneglyph. E noi adesso sappiamo che Teach è alla ricerca dei Poneglyph e li sta chiedendo proprio a Law. E inoltre ha rapito, grazie anche ad Aokiji, Pudding, che potrebbe risvegliare il potere appunto di leggerli. E dovremmo capire qual è effettivamente il piano di Aokiji e se questo si possa collegare al rapimento o allo pseudo rapimento di Kobe. E come detto precedentemente in altri video, Law è lì, e se Kobe è anche lì, si va a ricostruire il famoso incidente di Rockyport. Ho fatto un video in merito a che cosa secondo me è successo e quali, diciamo, cause ha scatenato questo incidente, quindi se volete andargli a dare un'occhiata, fate pure. E Trafalgar Law giocherà un ruolo estremamente importante perché sappiamo che il suo sogno è quello di scoprire che cos'è questa volontà della D. E diciamocela tutta, un personaggio come Law, se avesse la possibilità di scoprirla tramite Teach, lo farebbe? Secondo me sì, perché alla fine il suo sogno è quello e quindi questa battaglia che si sta adesso combattendo potrebbe essere interrotta appunto dall'intervento di Kobe e di Aokiji e quindi iniziare a instaurare una specie di accordo o magari uno scontro extra che vedrà costretto Law per un attimo ad allearsi proprio con Teach. Diciamo che le strade sono sempre quelle, dipende dalla scelta di Aokiji. E se noi riprendiamo appunto quegli spoiler che ci dicono che Teach dichiarerà apertamente guerra alla Marina, allora è lì che la Marina interverrà, o addirittura sarà proprio Teach ad andarla ad attaccare. E se in questo momento sappiamo che la Marina è occupata su molti fronti e quindi le sue forze sono un po' decimate, e sappiamo anche che Law, Teach e addirittura Aokiji barra Kobe potrebbero anche partecipare a questa guerra, allora va da sé che Teach vincerà. Abbiamo il buon Marshall di Teach che raggiungerà Laugh Tale, scoprirà dei segreti e diventerà temporaneamente re dei pirati. E ricordatevi la parola segreti. Ma arriviamo a Luffy e Mugiwara. Sempre gli spoiler del 2009 dicono che temporaneamente Teach diventerà re dei pirati perché Mugiwara spariranno. Un po' come per il timeskip, che mentre loro si allenavano ci sono persone che entrarono nella flotta dei sette, qualcuno diventava imperatore, qualcun altro diventava ammiraglio e quindi il mondo andava avanti. Siamo sicuri che l'unico modo per scoprire i segreti del One Piece siano quelli di arrivare a Laugh Tale e non ci sia altro modo? Secondo me sì, e saranno quasi tutti svelati, o almeno sarà il filo conduttore proprio Egghead e proprio Vegapunk. Nell'ultimo capitolo vediamo che c'è un legame tra Vegapunk e Dragon. E sappiamo che la CP0 sta andando proprio ad Egghead per uccidere Vegapunk. E infatti lui durante quella telefonata sembra dire mi manca poco da vivere, proprio perché probabilmente è cosciente del fatto che qualcuno lo stia andando a prendere. L'idea di base è quella che ormai Vegapunk abbia finito la sua utilità per il governo
perché è riuscito addirittura dopo i Pigs, dopo i Seraphins e dopo altre armi costruite proprio per la Marina, ha completato l'arma che Im ha utilizzato per distruggere l'Ulusia. E sentiamo dire da uno dei suoi cloni, o comunque delle sue coscienze, che il governo o che comunque mancano i fondi per completare delle ricerche quali la gestione del meteo. E noi sospettiamo da sempre che Dragon possa avere il frutto o utilizzare un frutto tale da poter gestire il meteo o comunque il vento. Allora, ci sta a tagliare i fondi perché effettivamente il governo dice: le armi che mi dovevi creare le hai create, per il resto arrangiati come puoi. Ma perché addirittura ucciderlo? E perché questo? Perché le ricerche attuali di Vegapunk, quindi quelle sul clima e sul meteo, possono essere pericolose per il governo e non soltanto delle ricerche fine a se stesse per poter modificare dei climi dove è possibile, dove è necessario. Partiamo dall'ipotesi che in realtà quell'arma utilizzata da Im per distruggere l'Ulusia non sia Uranus, ma sia proprio un'invenzione di Vegapunk sulla modifica del clima e quindi la possibilità, ad esempio, di concentrare dei fulmini così potenti da distruggere un'intera isola. Quindi il vero motivo è che Vegapunk e Dragon stanno insieme cercando di scoprire come gestire e modificare il clima al fine di fare un qualcosa di molto importante e super pericoloso per il governo. E quando Vegapunk dice ti devo chiedere qualcosa, possiamo pensare che sia un chiedere il permesso di raccontare tutta la sua verità e quella che poco che conosce proprio ai Mugiwara. E attenzione! Chi è che è stato mandato durante il timeskip nell'isola del meteorologo? Nami. Chi è che è stata presa da Dragon? Robin. E Robin lì potrebbe aver conosciuto delle cose che ancora non sta dicendo ai Mugiwara. E poi Franky, che è stato mandato proprio nel laboratorio, ex laboratorio di Vegapunk. Sono delle coincidenze che questo l'abbia fatto Kuma e poi rivelatosi un rivoluzionario che a cui è stata lasciata una parte di coscienza per proteggere proprio Sunny? No, non è una coincidenza. Per capire ciò che sto per dire, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo. Quando feci il video sul sogno di Luffy, in molti follower mi scrissero dei messaggi e mi dissero: però, secondo noi, o secondo me, potrebbe essere che il sogno di Luffy sia quello di andare sulla Luna, ma qual è il modo in cui ci possono andare? Io gli dissi addirittura forse tramite Pluton, facendo un collegamento con Apollo, ma quella è un'altra storia che forse vedremo in futuro. Ed effettivamente io adesso mi sto ponendo questo dubbio, ma come ci vai sulla Luna? E poi riprendiamo Eneru, lui ha costruito l'Arca Maximum che lo ha portato sulla Luna e ci sono prove concrete tramite le mini avventure che lui si trova sulla Luna e la Luna è abitata. Ok? Quindi nulla di fantascientifico esiste nel manga. Da che cosa è fatta, o almeno come è costruita Egghead? Noi la vediamo da fuori e ok, è un'isola normalissima. Però in un mio video dissi che per me quella lì è una vecchia stazione spaziale, per la forma, per il fatto che sembra quasi che ci sia un anello intorno a un pianeta rotto. E questo, attenzione, potrebbe davvero essere reale, perché poi quando entriamo dentro vediamo che è quasi tutto a tema spaziale, navicelle, tute quasi proprio da astronauta. E poi quando nell'ultimo capitolo salgono su tramite il Vegaforce, e attenzione, salire su così rompendo l'atmosfera potrebbe essere un segnale, vanno a riprodurre appunto le nuvole e comunque la pavimentazione delle isole nel cielo, e infatti questo ricorda proprio Skypiea ad alcuni dei Mugiwara. E le mini storie, le mini avventure di Enel sulla Luna mi hanno fatto venire in mente soprattutto questa immagine, la Balloon Terminal o il Balloon Terminal, quell'isola nel cielo di cui si dice questo. Non mi ricordavo praticamente nulla, sono dovuto andare a cercare ovviamente, e questo è quello che ho trovato. Quindi un'isola che è stata portata su da tantissimi palloncini abbandonati dai bambini nel cielo,
questa cosa, ma chi ci crede? E vediamo sopra che c'è un Rouge, e vediamo che è quell'isola in cui poi Kaido, da cui si lancia per poi nascere, il discorso che incontra Apo, Kid e il resto, e poi tutto quello che conosciamo. L'interessante è che si dice che sia una città in rovina, appunto, portata su da questi palloncini. Ma sinceramente io penso che sia una città in rovina che era appunto una base spaziale per poter appunto andare sulla Luna, e che quei palloncini erano semplicemente il modo per tenerla lì in alto, e che potevano essere addirittura un mezzo per poter volare su in cielo, o almeno raggiungere le isole nel cielo, anche perché per adesso ne sappiamo che esiste la knock upstream, no? Quella che ti porta su nell'isola, è quella che hanno preso proprio i Mugiwara. Quindi la mia conclusione è che Vegapunk insieme a Dragon stiano studiando il modo per raggiungere la Luna e trovare dei mezzi di trasporto adatti per poter arrivare nelle isole del cielo e poi andare direttamente sulla Luna, come ha fatto proprio Neru, perché lì ci sono i segreti che Teach contemporaneamente troverà a Laugh Tale. E dove li troviamo questi segreti? Proprio nei geroglifici, nelle trascrizioni sui muri, che un Enel che sta leggendo sembra non comprendere appieno. E magari una Nico Robin che è stata indottrinata in un certo senso sia dalla sua conoscenza pregressa sia da Dragon per andare proprio a interpretarli. È così che anche Luffy e Mugiwara scopriranno i segreti che sa anche Teach, e quindi adesso il mondo, quando i Mugiwara rifaranno la loro comparsa, avrà due persone che sanno i segreti del mondo, dell'antico regno. E questo porterà a un qualcosa di clamoroso. Prima di tutto uno scontro tra Teach e Luffy, perché questo scontro ci deve essere e ci sarà. Ma poi questo scontro porterà una persona a scoprire tutto, o almeno a far credere di sapere tutto, e si chiama Buggy il Clown, che verrà riconosciuto lui come il nuovo re dei pirati, mentre Luffy e Teach, dopo lo scontro, potrebbero addirittura allearsi per distruggere chi? Il nemico finale assoluto, Im Sama e il governo mondiale.